Vedete, ragazze? Mamma stamattina mi ha mandato un regalo per posta. Anche a me. Purtroppo mi ha comprato un noiosissimo libro sulla Seconda Guerra Mondiale. E a te, Rosalinda, che cosa ha portato? A me invece ha regalato una cosa ancora più noiosa del libro di Britney. Un biglietto per la spa. Credo che lo butterò via insieme al resto della spazzatura. Rosy, non si spreca mai un regalo. Potresti darlo a qualcuno che ne ha più bisogno. Se intendevate le persone povere, vi state sbagliando. Non hanno mica bisogno di una giornata alla spa. Dateli piuttosto dei soldi. Rosy, non intendevamo quello. Sai, mi piacerebbe molto trascorrere una giornata alla spa. Potresti darlo a me. Vedi, Katie, Rosy lo darà sicuramente a me. Oltre ad essere sua sorella, sono molto più stressata di te a causa del lavoro. Ti ricordo che lavoriamo nella stessa pasticceria. Beh, io devo fare la cassiera e devo contare i soldi che spendiamo, che guadagniamo, che riguadagniamo ogni giorno. Oh, lo dici come se fosse una cosa difficile stare lì e chiedere che cosa hanno preso i clienti. Io devo fare avanti e indietro per il negozio. Sono una cameriera. Siete così ridicole, mamma mia, per uno simile biglietto! Credo proprio che metterò questo biglietto in quella scatola lì, che verrà poi portata in camera mia e guai a chi lo tocca! Dove potrei metterlo? Ma certo! Il mio posto super segreto! Stai lì, tesoro! Nessuno ti troverà per il momento. Buona mattina, Rosy. Katie, ma che stai facendo? Ti ho solo portato la colazione. So che impazzisci per brioche con Nutella e latte. Sbaglio? Sei stata davvero molto gentile. Buongiorno, Rosalinda. Katie, mi dispiace informarti che Rosy detesta le brioche con la Nutella. Per rimediare all'errore di Katie, ti ho portato una ciambella alla crema con del tè. Cavolo, non ho mai avuto così tanto cibo in una sola colazione. Beh, Rosy, mi dispiace informarti, ma mangerai solo le mie cose. Te lo puoi anche scordare, Katie. Rosy mangerà solo il mio cibo, il tuo è avariato. Katie, tu volevi avariarmi. Cosa? Comunque, non le credere. Piuttosto, il cibo di Britney è avvelenato. Sai com'è, l'ha toccato lei. È questo quello che pensi di me? Come osi, Katie? Forza, Rosy. La brioche ti aspetta con del latte caldo e fumante. No, Rosy! Oh, Rosy, mi dispiace tanto! Mi brucia ancora, accidenti! È tutta colpa sua. Invece, Katie, è solo colpa tua. Se le avessi dato la mia colazione, a quest'ora saremmo tranquille sul letto e tu saresti fuori dalla stanza con il tuo stupido vassoio. Fammi capire, mi stai dando la colpa? Perché stavo servendo a Rosy la colazione. Oh, Britney, quanto sei banale. Sembri una bambina piccola. Calmatevi, ragazze. Non credo sia troppo grave. Dovrei andare al bagno. Rosy, ti accompagno io. No, l'accompagno io. Non vorrei affogarla nel water. È stato solo un incidente. Un incidente? Poteva andare all'ospedale. Stai zitta. Fortunatamente non c'è voluto andare, altrimenti andavi in prigione. Certo, avresti fatto, tu hai... Almeno qui la porta si può chiudere. Così potrò stare un po' in pace. Caro Water, ci siamo solo io e te. Rosy! Volevamo solo assicurarci che tu stessi bene. Tu devi sempre stare bene, Rosy. Ok, Rosy, arrivo. Vengo a darti una mano. Ti ricordo che prima, Rosy, ha avuto un ustione assai grave. Ricomincia ancora con questa storia. Quando la pianterai? Ora, levati, Britney! Prendi questo! Katie! Britney! Ragazze, è tutto ok? Quindi oggi andrai a prendere il sole. Ma certo, Britney, la giornata è fantastica. Inoltre bisogna iniziare ad abbronzarsi presto, altrimenti si arriva in spiaggia d'estate come delle mozzarelle. Hai ragione, ed è per questo che ho pensato che potresti aggiungere una cosa al costume. Guarda, lo puoi mettere sopra il costume, è favoloso. È molto carino, ma Rosy non ha sicuramente più l'azzurro. Che cosa? L'azzurro con quel costume? Britney, non hai mai avuto stile. Che io ce l'abbia o meno, sono sicura che Rosy sceglierà il mio di costume. No, il mio. Il mio.
Forza, togli Rosa, quello della patata, quello e togli quello della Rosalinda. Dai, dai, la che cos'è? Dai, la cintura nella pancia? Azzurro! Prima togli gli occhiali. L'azzurro è meglio dell'arancione, sicuramente. No, dai, ero brittista. È orribile. Ora basta, non riusciamo a vedere il film con tutto questo chiasso. Oh mio Dio! State rapendo Rosy nella nostra stessa casa e le state mettendo dei vestiti ridicoli addosso. Sapevo che vivevo con gente strana, ma non così tanto strana. John, puoi andare, tutto sotto controllo. Rosy deve semplicemente indossare questo indumento blu, altrimenti lo smetteremo. No, indossa il mio. Sapete che mi dico, non ci voglio andare più. Aiuto! Dovreste vergognarvi, l'avete fatta piangere. E poi vi ritenete sue amiche. Non ce la faccio più. Britney continua a lanciarmi sfide ogni volta che faccio qualcosa per Rosalinda. E quel biglietto per la spa tra un po' non sarà nemmeno più valido. L'unico modo per ricevere quel biglietto è prenderlo. Scommetto che Britney sarà così ingenua da non copiarmi anche questo. Ma dove potrebbe essere? Se stai parlando del biglietto, beh, lo sto cercando anch'io. Allora, in bocca al lupo. Crepi. Chi lo trova per primo se lo terrà. Iniziamo. Controlliamo qui. Ma dov'è? Qui non c'è. Ma dove può essere? Ah, deve essere assolutamente qui. Ma allora dov'è? Ma dove sei? Oh, qui. Stiamo cercando un oggetto di Rosalinda e non abbiamo ancora controllato nessun letto, ma c'è. Katie, l'ho trovato ed è tutto mio. Cosa? No! Ma è vuoto. Sapevo che ci sareste cascate, proprio come due allocche. Cosa? Hai tu il biglietto? Esattamente, sapevo che dopo qualche giorno sareste andata a rovistare tra le mie cose. Così ho preso il biglietto. Inoltre ho capito che le gentilezze che facevate non erano per me, ma per questo stupido biglietto. È il momento della demolizione. Demolizione? Esattamente, questa è la causa di molti problemi e io voglio che voi siate migliori amiche. Lo farò per il vostro bene. No! Vieni!